A te. Sogni d'oro. E tu? E tu la nanna? Andiamo? Anche tu devi fare la nanna adesso, eh? È tardi. Accendiamo il carillon? Buonasera ragazze, anzi buonanotte perché è mezzanotte 5. Non so perché ho deciso di iniziare questo vlog, però stasera sono da sola perché appunto Riccardo è a lavoro e quindi Federico sta dormendo, Alessandra è svenuta, crollata dal sonno più o meno un'ora e mezza fa. E quindi comunque dovrei rimanere ancora un po' sveglia perché tra un po' sicuro mi chiamerà perché avrà fame. E quindi insomma io aspetto ancora un pochino e poi andrò a dormire. Però ho pensato che avevo tanta voglia di chiacchierare con voi, di tenermi un po' di compagnia. Ho detto va bene, approfitto che per una volta di sera sono da sola, posso chiacchierare, sono tranquilla, sono libera. E mi stavo guardicchiando la replica dell'ultima puntata di Temptation Island, quella un mese dopo, e volevo così, visto che ve l'avevo promesso e già che stasera sono in vena di chiacchiere, dirvi un pochino la mia su qualche coppia, non tutte perché vi dico la verità, non mi hanno presa, non mi hanno coinvolto tutte le coppie, ce ne sono state alcune che sono state proprio molto più protagoniste rispetto ad altre, come in tutte le edizioni tra l'altro. E vabbè, Andrea mi ha fatto una tenerezza, ecco, subito sembravano loro la coppia diciamo più al centro dell'attenzione del programma. Andrea e non ricordo il nome di lei, un voto di memoria, adesso la sto guardando, quindi se lo dicono e mi viene in mente ve lo dico, però lui mi fa troppa tenerezza. È un bellissimo ragazzo Andrea, che appunto l'aveva chiesta in moglie e lei ha detto sì, poi ha annullato le nozze perché non era sicura dei suoi sentimenti. Così a primo acchito viene da dire che stronza, perché comunque ha annullato lei le nozze, quindi cioè ci va anche tanto coraggio, secondo me, a dire sì e poi ad annullare le nozze per incertezza, per dubbio, per insicurezza di qualsiasi genere. E secondo me non tutte le donne sarebbero state in grado di farlo. Purtroppo è pieno di matrimoni, ecco, ci siamo capite, cioè a volte uno si trova già lì, anche solo sull'altare, no? Secondo me, se sei sull'altare ti chiedi che cosa sto facendo, ecco, già lì secondo me dovresti dire no, non ce la faccio, me ne vado, proprio per la serie se scappi ti sposo, no? E lei secondo me ha avuto veramente tanto coraggio, ha avuto proprio di prendere questa decisione. E così a primo acchito può sembrare lei la cattiva, ma secondo me gli ha fatto anche un favore a lui, perché non credo che lui voglia rimanere sposato con una donna che non è sicura di lui, che non lo ama più. Quindi ha fatto, secondo me, una scelta saggia, una scelta corretta. Quello che credo è che, secondo me, nel momento in cui uno dice non ti voglio sposare è perché non ami più e quindi è inutile continuarsene insieme. Cioè, secondo me, devono mollarsi in quel momento. E continua a non venirmi il nome di lei. Vuoto totale, vabbè, la sto vedendo anche adesso, ma non mi viene in mente. Passiamo un po', altrimenti copyright. Jessica, ecco, c'è scritto là, Jessica Andrea. E boh, quindi è stata sicuramente un po' leggerina, ecco, sull'atteggiamento all'isola. Nel senso, cioè, Temptation Island, perché ecco, sapendo che lui guarda, secondo me doveva farsi due problemini in più.
sicuramente si è messa in gioco, sicuramente si è divertita, sicuramente ha provato delle emozioni che non provava da tanto per una serie di motivi che sapranno loro, cioè sicuramente. Non è che bisogna guardare solo chi sembra più stronzo su Temptation Island, sicuramente a casa anche lei avrà subito tante mancanze per arrivare a non amarlo più, non è che uno non ama più così uno schiocco di dita. Quindi insomma, lui l'ho visto molto sofferente, lei molto, ma sì, chi se ne frega, cioè lei ormai non lo amava più. E poi la coppia invece che secondo me è stata poi molto la protagonista di questo programma, di questa edizione, è ovviamente anche, oddio, i nomi proprio che fanno per me. Puntualmente me li dimentico, vabbè, Katia, anche lei, fotonica, è stato un personaggione, cioè ci ha fatto fare tante risate, secondo me. Anche lì mi dispiace un po' per lui, nel senso che lei è proprio un po' immatura, è proprio quella che pensa ai vestiti, alla moda, essere fashion. Da come parlava di lui si capiva che... diciamo che secondo me è proprio una ragazza con dei problemi, ma intendo problemi tra virgolette, nel senso che è proprio una ragazza che non riesce a esprimere tanto i suoi sentimenti. È proprio una ragazza legata molto alla sua apparenza, molto egocentrica, alle foto, a queste cose qua, molto esibizionista, ma secondo me nasconde tanta, tanta insicurezza. Quindi insomma. Mi ha fatto tra virgolette tenerezza lei perché avrà le sue motivazioni per essere così poco, poco sensibile, cioè magari sensibile sì, ma a modo suo. E poi lui insomma mi ha fatto tenerezza anche lui perché avrà avuto una valangata di mancanze da parte di lei e boh, quindi. Non c'è granché da dire su Katia, è ovvio che lui si è proprio strapreso di questa tentatrice che secondo me non se lo fila più di tanto e boh, comunque si sono lasciati e va bene. Anche Jessica e Andrea si sono lasciate un sacco di coppie in questa edizione rispetto all'anno scorso che sono rimaste quasi tutte insieme, forse solo una si è lasciata. Io continuo a dire che il mio idolo è Filippo. Io lo adoro follemente, lo seguo ovunque, lo stalkero su Instagram principalmente perché a me piace proprio il modo che ha, è molto ok che sono in televisione, quindi però ha proprio un modo di fare comprensivo, non lo so, mi piace che il modo che ha di fare. Ecco un'altra coppia che mi viene in mente, perché non mi viene l'altra coppia che di cui volevo parlarvi, è Nunzia e Arcangelo, che è veramente 13 anni insieme, quindi una vita praticamente. E caspita, cioè chiudere una relazione di 13 anni deve essere qualcosa di terribile, o una benedizione, dipende un attimino come stavano insieme. Però insomma, io credo che lui sia proprio un farfallone di natura e lei insomma... Cioè, anche adesso che c'è la puntata di un mese dopo, si intuisce che lui continua a dire: sì, ma io non è che non ti amo più e che non posso stare con te perché tu non ti meriti uno come me. Cioè, in sintesi, sta dicendo che è uno che cornifica a gogo e sia lì che nella vita privata e che quindi si merita di meglio. Allora non può dire che non la ama. Cioè, allora hai dei problemi di fondo. Ecco, io credo che questi discorsi siano proprio discorsi stupidi, prese per il sedere, per i fondelli all'ennesima potenza verso l'altra persona, cioè dire io ti amo ancora, però tu no, però non posso star con te perché tu non ti meriti uno come me che ti fa tutto questo, cioè allora non ami, se ami non tradisci, cioè non c'è niente da fare, è così, cioè possiamo contarcela finché vogliamo, io credo che sia così. Cioè, io credo che se tradisci non provi più il sentimento che è l'amore, cioè non è possibile. Quindi questi discorsi non sono né in cielo né in terra. Quindi, chiudendo il discorso Nunzia e Arcangelo, boh, lui anche al falò si è aggrappato proprio ai vetri, ha trovato scuse su scuse, ha fatto veramente schifo. E quindi, insomma, chiusi questi 13 anni, non deve essere stato facile, principalmente per lei, perché lei mi sembra molto innamorata, lui invece.
ha chiuso molto facilmente, anzi, le ha mancato anche parecchio di rispetto. Ecco, un'altra coppia che mi ha lasciato anche un po' basita, ma verso la fine, nel senso che all'inizio li trovavo una coppia noiosa, cioè non succedeva mai granché, sono appunto Sabrina e Nicola, che poi alla fine mi hanno ribaltato il pensiero, nel senso che lei, ma anche lui, cioè si sono proprio buttati a fare cazzate una dietro l'altra, lei poi, cioè... con sti morsi che mordeva sempre il tentatore in ogni zona del corpo, dalla coscia, cioè la spalla, che lui si vedeva proprio che era sofferente, come dire, non la sopporto più questi morsi. E anche una delle ultime esterne, mi pare, no, il weekend da sogno, ecco, l'ultima cosa che lei gli ha detto: oh, se io voglio un bacio tu me lo dai. Lì non me l'aspettavo proprio e non mi aspettavo che lui, il tentatore, la rifiutasse, e lì ho goduto proprio come non mai. Quando l'ha rifiutato ho detto no, vabbè, cioè, grande. E lì, in quel momento in cui questo ragazzo l'ha rifiutata, lei ha cominciato a sclerare male guardando il suo compagno. Cosa faceva? Prima sembrava, ah, vabbè, perché... si trovava con il tentatore, con il single. Una volta che è stata scaricata dal tentatore, ha iniziato a soffrire per il compagno. Però, insomma, da quello che dice Intentional, un mese dopo sono tornati insieme, siamo da morire, tutti felici e contenti. Non so se io ce la farei, sono sincera, perché comunque lei ha fatto troppo, ha fatto proprio troppo, e lui di conseguenza anche, perché comunque è lei che ha iniziato a fare cose senza un senso, però. La coppia clou del programma, che secondo me sono stati proprio i protagonisti principali, perché la loro è stata proprio quella più forte, secondo me, è Ilaria e Massimo, che veramente, Massimo per me ha fatto veramente... ha fatto proprio schifo tutta la linea, cioè le ha proprio mancato di rispetto a 360 gradi. Lei mi piace tantissimo, cioè è proprio una bella ragazza e mi piacciono anche i suoi modi. Le mani, Massimo, le mani. Insomma, mi sono piaciuti tantissimo. Quello che penso di loro è che, vabbè, lei è dolcissima. Ha sofferto tanto per quello che ha visto, lui è proprio il classico stronzetto. Cioè, non so che altri termini usare. Ragazze, io ho fame, ho veramente fame, però vabbè. È l'una di notte, quindi penso mi terrò la fame, mi farò una bella colazione domattina. E che altro? Adesso aspetto ancora un attimino a vedere se la piccolina si sveglia, se le viene fame. E poi penso che vi saluterò, anche perché era giusto per fare quattro chiacchiere insieme, la cenala che sta rompando. Ragazzi, io inizio ad avere un certo sonnino, quindi niente, vado a nanna. Nala anche, i bimbi già dormono. Noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Spero di avervi tenuto compagnia, lasciatemi un like se vi va.